Buongiorno a tutti, sono Sara Mattioli, vi do il benvenuto a questo webinar dal titolo Come gestire al meglio le attività di Customer Care con Morci CRM. Innanzitutto vi chiedo la cortesia di indicarmi via chat se l'audio è soddisfacente. Perfetto, vi ringrazio. Come avrete notato, i vostri microfoni sono stati disabilitati, questo per evitare dei rumori di sottofondo. In ogni caso potete usare le domande per comunicare con noi. Qui con me oggi c'è la collega Lenny Guglielmi. Buongiorno a tutti. Lenny si occupa dei progetti di CRM e tra poco vi farà una dimostrazione della soluzione. Direi che possiamo cominciare e come vedete da questa grafica, Amor CRM si può dividere in tre macro aree, il marketing, le vendite e il customer care. In passato abbiamo dedicato altri webinar a una panoramica generale della soluzione. Oggi sono felice di poter dedicare un'intera sessione all'area del post vendita. Capita che nelle aziende si decida di introdurre una soluzione di CRM coinvolgendo inizialmente solo l'area marketing e commerciale. E come vedremo tra poco, la nostra soluzione è modulare ed è quindi possibile procedere per gradi. Però, in qualità di consulenti, siamo veramente convinti che l'orientamento al cliente, per essere davvero vincente, debba essere una politica estesa ad ogni reparto aziendale. Come vedete da questa slide, il nostro CRM è suddiviso in quattro moduli principali. Si tratta di un'applicazione web, scalabile, in grado di crescere con l'azienda e di adeguarsi ai suoi cambiamenti. È disponibile sia on-premises, quindi sul vostro server web, che as a service, quindi fruibile come servizio erogato dal nostro cloud. Come potete vedere, è inoltre accessibile, da smartphone e da tablet. Il modulo Basic è il modulo obbligatorio da cui appunto inizia l'implementazione del CRM ed è il cuore dell'applicazione in quanto contiene le anagrafiche del cliente, dalle quali è possibile accedere a colpo d'occhio a tutte le informazioni che sono storicizzate all'interno del CRM. Inoltre col modulo Basic è possibile gestire le attività commerciali e le visite presso i clienti. Il modulo Marketing permette di gestire delle campagne multicanale, e la segmentazione del target, di gestire eventi e poi di andare a misurare tutte queste attività con delle utilissime funzionalità di analisi e di calcolo delle performance. Il modulo vendite permette di gestire attività commerciali, di pianificarle, di gestire i preventivi, le opportunità di business, la documentazione commerciale e anche in questo caso ha delle funzionalità che permettono di andare a misurare le performance dei venditori e di fare utili statistiche. Passiamo ora al modulo post vendita, che è, diciamo, il protagonista dell'incontro di oggi, con il quale è possibile gestire tutte quelle attività che avvengono nel momento in cui il cliente effettua l'acquisto, quindi dalla storicizzazione dei prodotti acquistati o servizi acquistati dal cliente, dalla gestione dei contratti a esso collegati, e le assistenze ed eventuali interventi tecnici, fino alla consuntivazione delle ore degli operatori. Anche in questo caso vedremo come è possibile ricavare dal CRM dati molto interessanti per fare delle analisi. Per farvi comprendere come MorCRM può portare beneficio al vostro servizio di customer care, vorrei farvi riflettere su alcuni punti. Partiamo dalla condivisione della conoscenza. Provate a pensare quante volte dei problemi di comunicazione tra il reparto vendite e il reparto customer care possono provocare una cattiva gestione del cliente e quindi un suo malcontento. Ad esempio, cos'era incluso nell'offerta? Qual è il livello di servizio da garantire? Oppure, quali erano gli accordi commerciali per i tempi dell'attività? O ancora, questa attività era inclusa nell'offerta o era fatturare a parte? Capite che se le informazioni non sono gestite correttamente, e non arrivano agli utenti interessati, possono davvero trasformarsi in dei problemi. MorCRM vi permette di tenere traccia delle informazioni e standardizzare le procedure degli operatori. In questo modo il cliente sarà sicuramente più soddisfatto e diminuirà il tasso d'abbandono. A questo si aggiunge il fatto che condividere informazioni che riguardano ad esempio le esigenze del cliente tra le varie aree aziendali può favorire e andare ad incrementare le opportunità di vendita di altri prodotti e servizi al cliente. In questo modo il cliente sarà più profittevole per l'azienda e grazie anche alle procedure più snelle, sicuramente si andrà a ridurre il costo di gestione del cliente.
Ecco, RV System ha realizzato diverse verticalizzazioni, chiamiamole così, per i diversi settori in cui una soluzione di CRM può essere utilizzata. Qui vedete elencati appunto i servizi, l'ICT, la produzione, le associazioni. Sono settori diversissimi ed essendo appunto il CRM una soluzione che deve andare a rendere più efficiente ed efficace le attività delle diverse reparti aziendali, riteniamo che sia fondamentale che sia tagliata anche su quello che è il reparto in cui l'azienda va a operare. E parlando di servizi, anche in questo caso di per sé è un settore molto vasto, vi basti pensare che RV System ha esperienza in soluzioni di CRM per realtà che magari offrono servizi alla persona come dei poliambulatori privati, quindi parliamo di sanità, e così come realtà che fanno consulenza, non so, per servizi ambientali. Ora vediamo quali sono gli step della demo che Lenny ci farà tra poco. Abbiamo detto che ogni settore ha esigenze differenti, quella di oggi vuole essere una dimostrazione delle potenzialità del nostro software. Siete un pubblico molto eterogeneo, quindi non è possibile scendere nel dettaglio facendo una presentazione mirata sulla base delle esigenze del singolo settore. Oggi fingeremo di gestire le attività di customer care di un'azienda manifatturiera che produce compressori industriali. Inizieremo con una panoramica della home page, dell'anagrafica, vedremo poi le potenzialità in termini di creazione di report e statistiche sui contratti e l'assistenza. E vedremo poi come gestire un cliente dal momento in cui acquista un prodotto, quindi la gestione delle matricole, che sarebbe poi l'inserimento del prodotto o del servizio acquistato, la gestione di un contratto relativo a quel prodotto e di un intervento tecnico. Poi Lenny simulerà la gestione di una chiamata di assistenza e al customer care fino alla redazione del rapportino di intervento e alla consuntivazione delle ore dedicate all'attività. A questo punto passo la parola a Lenny per entrare nel vivo della demo. Se sei pronta, ci siamo? Perfetto, ci siamo. Ok, vediamo il tuo monitor, quindi perfetto. Benissimo, di nuovo buongiorno. Per prima cosa, per iniziare la nostra demo, dobbiamo ovviamente collegarci all'applicazione. Come già anticipato da Sara, More CRM è un'applicazione web, pertanto basterà digitare l'indirizzo su un qualsiasi browser, sia se ci colleghiamo dall'interno della nostra azienda, sia se siamo collegati dall'esterno e anche tramite dispositivi mobile. Le credenziali che vengono richieste possono essere le stesse che abbiamo utilizzato per accedere al PC e in questo modo possiamo sfruttare un'autenticazione integrata e accedere in modo automatico. Oppure possiamo utilizzare delle credenziali che sono state registrate direttamente dal sistema di autenticazione di More CRM, come farò io tramite il tasto di manual login. Quindi digito username e password. Dopo aver eseguito la login, in base al profilo che è stato assegnato al nostro utente, possiamo visualizzare una home page con differenti informazioni. Per la demo di oggi ho utilizzato un utente fittizio di supervisore tecnico e quindi sulla sua home page troveremo tutte le sezioni di pertinenza dell'area tecnica, più delle sezioni specifiche dedicate a un profilo da supervisore, che pertanto deve appunto monitorare tutte le attività relative al servizio di assistenza. E quindi troveremo ad esempio una sezione per monitorare le assistenze in carico ai vari tecnici e anche a noi stessi in qualità, diciamo, di addetto comunque del servizio. Una coda di richieste appena ricevute e ancora da segnare, di assegnare, quindi quelle in attesa di presa in carico. Avremo a disposizione direttamente in home page la lista delle attività tecniche di manutenzione ordinaria o straordinaria già pianificata. Anche qui con la possibilità, come vedremo poi anche più in dettaglio successivamente, di andare a navigare queste informazioni e visualizzarle anche in modalità calendario. Sempre in home page avremo la possibilità di vedere la lista dei contratti in scadenza nei prossimi mesi, con anche qui la possibilità di effettuare ricerche. E poi anche la possibilità di vedere le attività organizzate sulla base di tipologia, come questo è un esempio di manutenzione ordinaria. Avremo poi a disposizione una
una lista di giornate ancora da consuntivare, queste diciamo sono le giornate per cui l'utente che si è collegato non ha ancora inserito nessuna ora come in questo caso, o se vedete qui le 7 ore perché non sono ancora state raggiunte le 8 ore previste diciamo per la consuntivazione giornaliera, anche queste sono tutte diciamo informazioni personalizzabili, e poi un'altra sezione relativa alle statistiche. Faccio un accenno ad esempio sulla gestione di statistiche relative alle consuntivazioni che sono state definite in azienda, quindi la possibilità di andare a interrogare in questo caso le ore consuntivate, in questo esempio sono divise per ragione sociale del cliente per cui abbiamo lavorato, il grafico è comunque navigabile, quindi prendete questo come un esempio, è navigabile per vedere un dettaglio di questo cliente, qual è la percentuale e il numero di ore che sono state consuntivate appunto nel periodo richiesto, con la possibilità in modo molto semplice di andare anche a spegnere diciamo delle voci per avere magari un confronto tra due consuntivazioni per due business unit, per due prodotti o quello che insomma più vi interessa ricercare in quel momento. Tutti i grafici, non sto a farveli vedere tutti, magari vediamo alla fine se c'è tempo, anche se insomma sarà difficile, comunque sono tutti diciamo parametrizzabili, quindi posso andare magari a ricercare, posso navigare tornando al livello precedente, posso modificare i parametri di ricerca per magari cercare per centro di costo e rigenerare i grafici in tempo diciamo immediato in base a quelle che sono le informazioni variate. Torno sulla home page e poi vorrei sottolineare che questo cruscotto che vi ho mostrato è proprio un esempio di quello che per noi può essere una visione da supervisore, ma inizialmente durante l'analisi insieme al cliente siamo ovviamente disponibili a vedere insieme a voi e a personalizzare questi cruscotti in modo molto semplice. Uno dei punti di forza di More CRM riteniamo sia inoltre la semplicità di ricerca e consultazione delle informazioni. Infatti tutti noi che siamo quotidianamente a contatto con i clienti sappiamo quanto sia importante poter ottenere le informazioni che stiamo cercando in modo preciso e impiegando possibilmente pochi secondi, a maggior ragione se ci occupiamo di assistenza o se siamo un call center. Quindi, oltre alle classiche ricerche tramite menu che sono comunque sempre disponibili, in home page abbiamo introdotto delle sezioni supportate da un sistema di autocompletamento che ci permettono di velocizzare alcune ricerche, come vedete qui a sinistra, utilizzate più di frequente. Per la demo di oggi utilizzeremo una fantomatica azienda che si chiama Rossini Fratelli SPA. Quindi, se dobbiamo ricercare la Rossini, possiamo andare nella sezione aziende e cominciare a scrivere la ragione sociale. Vedete che il sistema propone automaticamente la lista delle aziende che soddisfano i criteri impostati. E vi faccio notare come la prima della lista sia una Rossi puntata. Questo perché il sistema è, diciamo così, intelligente e sostituisce i caratteri particolari come i punti, trattini, eccetera, per semplificare proprio la ricerca. Quindi magari non ci si ricorda come è scritta il punto dove era precisamente, il sistema in questo modo ci aiuta. La Rossini ancora non appare perché ci sono molte aziende che iniziano appunto con questa definizione. Continuo a scrivere Rossini e a questo punto vedete che ottengo la Rossini Fratelli SPA con alcune informazioni disponibili direttamente, proprio perché se avevo bisogno solo del numero di telefono posso leggerlo ed effettuare la telefonata, così come se ho bisogno dell'indirizzo mail, oppure posso cliccare e in questo caso accedere al dettaglio dell'anagrafica dell'azienda che mi interessa. Come ha già accennato Sara, per noi l'azienda è proprio il punto di partenza, dal quale l'obiettivo è avere una visione immediata, 360 gradi, di tutte quelle che sono le attività, sia commerciali che tecniche, che sono state fatte verso questo cliente. E vedete che ci sono tutti questi tasti di attività, visite commerciali, interventi tecnici, contratti, assistenze e quant'altro. Tutti questi tasti sono comunque sottoposti a sicurezza, per cui anche qui bisognerà definire chi è autorizzato a vedere queste informazioni. Per quanto riguarda i campi, ovviamente per motivi di tempo non sto a elencarveli tutti, anche perché molti sono intuitivi. Spendo due parole per l'area manager e per il customer service,
perché anche in questo caso la possibilità di diciamo, parametrizzare delle autorizzazioni di consultazione di sicurezza su questi due campi è molto importante, perché magari potete definire che un area manager è autorizzato a vedere soltanto le aziende che gli sono state assegnate, così magari il customer service soltanto quelle del gruppo di supporto o del servizio di cui compete. Essendo questa una grafica con relazione di cliente attivo, vi faccio notare come altri campi siano non editabili, questo semplicemente perché le anagrafiche dei clienti sono caricate inizialmente dal sistema gestionale e vengono conseguentemente allineate, e quindi ci sono alcuni campi che possono essere non editabili. E un campo invece importante sono le aree di interesse. Le aree di interesse lo vedrete, magari non lo ripeterò tutte le volte, ma è un campo che è presente in tutti i moduli del CRM e, se valorizzato in modo corretto, magari andando a identificare quelli che sono i prodotti di interesse dell'azienda piuttosto che i servizi di interesse, possono essere un'informazione molto importante anche per l'ufficio marketing, per andare a predisporre delle campagne mirate in base a questi parametri. Quindi, confermo la mia. Confermi, infatti anche noi lo usiamo in modo massivo. A livello di, diciamo, sempre di campi, vediamo nella scheda contatti un'altra informazione molto utile, è quella di avere registrate tutte le persone di riferimento di questa anagrafica clienti, quelle con cui abbiamo quotidianamente rapporti, e come vedete possono essere sia persone, diciamo, dell'ufficio tecnico, quindi magari più di interesse a un servizio clienti, però magari anche di responsabile acquisti titolare, anche qui sempre per mettere a disposizione di tutti e quindi aumentare, diciamo, il livello di conoscenza generale di questo cliente a tutta l'azienda. Come vedete, anche qui le informazioni sono molto parlanti, indirizzo mail, numero di cellulare, il telefono, che in questo caso può essere riportato il telefono diretto della persona, e le aree di interesse, sempre per quello che abbiamo detto in precedenza, possono essere sfruttate anche qui, oltre al ruolo, per inviare campagne di marketing o newsletter in modo mirato. Come vedete ci sono molti campi, ovviamente non è obbligatorio compilarli tutti laddove non vi interessino. Se qualcuno, proprio qualche campo, non vi piace vederlo, si possono spegnere. Se l'etichetta che abbiamo apportato non è appropriata per il vostro modo di operare, diciamo così, può essere comunque rinominata la label. Se, nonostante ci sono molti campi, ne dovessero mancare, si possono attivare dei dati aggiuntivi, perché il sistema è già ricettivo per andare a gestire dei campi personalizzati. E tutto questo ci tengo a sottolinearlo con delle semplici configurazioni del prodotto, quindi senza richiedere uno sviluppo software Airy System. Lo potrete fare voi o qualcuno di voi previa piccola, diciamo, formazione per spiegarvi come fare, oppure contattate il nostro servizio clienti, che sarà ben felice di darvi tutte le risposte che desiderate. Quindi entriamo ora nella scheda matricole, dove andiamo a vedere le matricole che sono state registrate. Quindi questa azienda, Rossini Fratelli S.p.A., ha acquistato alcuni di questi prodotti. Ovviamente questi prodotti possono essere importati sempre da un sistema gestionale con tutte le informazioni che vi servono, oppure possono essere anche inseriti manualmente nel sistema, laddove magari non siano matricole ma siano dei servizi, come ad esempio utilizziamo anche noi internamente. Vediamo di entrare nel dettaglio di una matricola, quindi basta cliccare sul compressore modello B ed andiamo a visualizzare quelle che sono le informazioni registrate per questa matricola. Un codice, un titolo, può essere registrato uno stato di servizio, il vero e proprio diciamo, numero di matricola, la quantità, l'importo, la versione nel caso vi serva a gestire la versione del prodotto, della matricola, una data di acquisto, la durata della garanzia, la scadenza e anche qui dei campi personalizzati attivabili a piacimento. Per questa matricola si vede immediatamente che è attivo un contratto, quindi cliccando sul link al contratto, se si vede perché c'è un 1 tra parentesi, entro a consultare il dettaglio del contratto. Anche qui vediamo che ci sono dei campi molto intuitivi, tipo di contratto, lo stato del contratto, perché il contratto può essere attivo, disdetto, in attesa di startup, una data di inizio e di fine contratto per gestire poi le scadenze, come vedremo tra poco nella demo, una durata,
Il livello di servizio, questa è una di quelle cose che magari non si sa mai, diciamo con che tempi bisogna garantire delle risposte al cliente, l'importo, un tipo di rinnovo, se automatico, previa offerta, anche perché anche qui c'è un sistema di rinnovo del contratto automatico che vedremo sempre tra poco, la periodicità del contratto, eventuali rateizzazioni, distribuzioni e un flag di consuntivazione, quindi se un contratto è consuntivabile, i nostri tecnici potranno poi andare a inserire attività da utilizzare successivamente per la fatturazione. Come vedete ci sono varie informazioni, una scheda documenti, quindi questo apro una parentesi adesso perché magari è scontato, però è possibile gestire i documenti in qualsiasi modulo del CRM. Così come è possibile gestire anche delle notifiche tramite mail, quindi a dei destinatari inseriti in modo puntuale oppure tramite un sistema di notifica. Sempre tornando anche qui tra poco vedremo in dettaglio anche la parte dei contratti, ci tenevo adesso a fare un esempio con il collegamento a due interventi tecnici, quindi per questo tipo di contratto di manutenzione compressori abbiamo sempre ipotizzato per la nostra demo che siano previsti due interventi di manutenzione ordinaria, quindi inizialmente è già possibile pianificare questi interventi. Come si vede dalla lista, uno era in scadenza per il 5 di maggio 2015 ed è già stato eseguito, quindi il tecnico il 30 di settembre ha poi realmente effettuato un sopralluogo e la manutenzione come prevista dal contratto, mentre vedete ce n'è un altro che ha una scadenza per il 10 di ottobre e non è ancora stato eseguito. Se vogliamo entrare nel dettaglio della manutenzione, di, diciamo, questo contratto, di questo intervento già eseguito, vedremo le attività, anche qui con la data di scadenza, data esecuzione, possono essere inserite delle note di completamento, quindi eseguita la manutenzione come da contratto, è stato pulito il filtro e qui ovviamente quello che ritenete opportuno, e l'incaricato SSA, che siamo sempre noi collegati, che ha eseguito l'intervento. Anche qui vedete c'è la possibilità di andare a gestire la documentazione, quindi eventualmente allegare il famoso rapportino che vedremo anche prossimamente, in modo che sia consultabile, cliccando poi in modo molto semplice per chi deve andare a verificare le informazioni, quindi cliccando sulla lente, la scheda di intervento tecnico. E utilizzando i tasti di navigazione in alto posso tornare sempre a consultare la lista degli interventi in questo caso. Ecco, anche qui apro chiudo una parentesi sulle liste per chi magari di voi non ci conosce già, insomma, come prodotto, tutte le liste sono ordinabili, quindi cliccando su qualsiasi, diciamo, titolo, io posso andare a modificare l'ordinamento delle liste in modo immediato. E poi il sistema prevede vari link, quindi cliccando sul link Rossini Fratelli entro nel dettaglio dell'anagrafica, cliccando su Rinaldini Tommaso, che è il nostro referente tecnico, entro nel dettaglio del contatto, cliccando su contratti torno a navigare, diciamo, sul contratto da cui sono partita. Quindi questa attività che è ancora da eseguire, la possiamo anche andare a trovare sulla nostra home page oppure tramite questa sezione interventi tecnici, cliccando sul calendario avrò una visualizzazione di quello che sono le attività in scadenza per l'utente che si è collegato. Quindi l'attività in scadenza sono raggruppate per data che posso andare a chiudere e aprire oppure andare a lavorare, diciamo, sul singolo dettaglio. Posso avere una visualizzazione della settimana, posso avere una visualizzazione del mese, posso visualizzare le attività scadute, posso eventuare raggruppamenti, eccetera, altre tipologie di navigazione e posso passare anche a una visualizzazione in modalità calendario. Quindi questa visualizzazione calendario, anche questa è molto intuitiva, quindi vado abbastanza veloce, posso avere una visualizzazione giornaliera, settimanale o mensile. Posso spostarmi tra le varie settimane utilizzando le frecce, posso stampare, tutto è comunque stampabile tramite report ad hoc, e se sono un utente supervisore posso andare anche ad aggiungere, a ricercare i calendari di altri tecnici, quindi cerco ad esempio il mio calendario e quello del mio collega Stefano.
in modo da avere una visione, diciamo, degli impegni della settimana di tutti i tecnici del mio servizio. Posso andare anche a spostare degli appuntamenti in modo molto semplice tramite un drag and drop. Perfetto. Adesso abbiamo visto il calendario, dobbiamo tornare sulla nostra anagrafica, sull'anagrafica della nostra azienda per la demo. Potrei ricercare nuovamente l'anagrafica oppure posso sfruttare questa sezione che è sempre presente in home page e anche sia in home page, scusate, ho avuto un click di troppo, sia in home page e anche nel dettaglio. Dove, diciamo, questo l'ho fatto per la demo, io mi sono bloccata la consultazione della Rossini Fratelli SPA in modo da vederla sempre tra i miei preferiti. E poi il sistema, sempre in modo dinamico e automatico, mi mostra le ultime visite, gli ultimi contratti, quindi le ultime informazioni ricercate. Clicco sull'anagrafica, torno sul dettaglio della nostra anagrafica azienda e andiamo a vedere la lista dei contratti che sono stati registrati per questa azienda. La lista contratti, abbiamo detto prima, le liste sono tutte ordinabili. In questo caso vedete già evidenziati in verde tutti quelli che sono contratti con stato attivo. Mi accorgo che ce n'è uno in attesa di startup dell'applicazione che non è ancora stato attivato. Ho alcune informazioni come gli importi, come la tipologia, la data di inizio e di fine contratto disponibili. E per questo esempio abbiamo ipotizzato di avere un contratto di garanzia che magari viene, diciamo, assegnato per varie tipologie di prodotti, lo stesso contratto di garanzia applicato su più prodotti. Abbiamo ipotizzato di avere, oltre alle classiche manutenzioni che abbiamo visto anche prima, quindi contratti di manutenzione per certi modelli di compressori, anche un supporto tecnico Gold, che se vado a vederlo nel dettaglio, mi permette magari di andare ad aumentare, insomma, ad ottimizzare il livello di servizio, quindi garantire in questo caso con un contratto aggiuntivo un livello di servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E sempre per questo esempio volevamo farvi vedere anche la possibilità di gestire delle righe di contratto con magari degli interventi presso la sede del cliente o interventi da remoto. E sempre in questo esempio anche con la possibilità di gestire l'acquisto di ticket, quindi gestire, sono stati acquistati 5 ticket, ne sono stati usati uno, ne rimangono 4. Torno sulla lista, sempre utilizzando i tasti di navigazione, e vado a vedere ad esempio il contratto di manutenzione compressore B. Perché è prossimo al rinnovo, quindi ho gestito l'offerta e ho bisogno di, è stata accettata l'offerta e devo gestire lo storico di questo contratto. Ogni rinnovo viene memorizzato in una scheda storico contratto, in modo tale da poter sempre andare a consultare quello che era la situazione del contratto precedente. Ad esempio per 2013-2014 l'importo era di 200 euro, in questo caso vediamo che l'importo è stato aumentato a 210 euro. E tramite il tasto di rinnova contratti che è presente sia nel dettaglio sia nella lista, possiamo andare a gestire il rinnovo di un singolo contratto oppure di più contratti, andando anche ad assegnare una percentuale per cui calcolare una maggiorazione dell'importo del contratto. Facciamo adesso un esempio di una chiamata ricevuta da un cliente distributore per segnalare un malfunzionamento. Quindi, vabbè, riceviamo la telefonata, pronto, buongiorno, mi può dire gentilmente la matricola sulla quale ha rilevato l'anomalia? Mi posiziono nella sezione relativa alla matricola e digito la matricola indicata. Anche qui vedete l'autocompletamento mi aiuta. La matricola conto 0409, confermo che è per la Rossini Fratelli, clicco ed entro nel dettaglio. A questo punto potrò andare a verificare che il contratto sia attivo e quindi devo garantire assistenza per questa chiamata e poi l'operatore può procedere in due modi in base all'organizzazione aziendale. Allora, può inserire un contratto di manutenzione straordinaria direttamente per il tecnico preposto se chi riceve la telefonata è comunque in grado di analizzare il problema e capire che c'è bisogno di un intervento on-site. Oppure può essere inserita una richiesta di assistenza che dovrà poi essere
assegnata a un tecnico che la analizzerà e vediamo proprio di, adesso di simulare questo caso. Quindi inseriamo un'assistenza utilizzando il tasto per l'inserimento direttamente dalla matricola. Entro nel dettaglio delle assistenze, i valori, diciamo i dati vengono già prevalorizzati come cliente, contatto, la matricola, la famiglia di prodotto, il codice. Posso andare a segnare il contratto, in questo caso una manutenzione compressori A, vedo la lista di tutti i contratti che sono attivi, solo quelli attivi, e a questo punto registro il difetto che mi è stato segnalato, quindi un malfunzionamento generico. Ho un campo descrizione difetto che è un campo di testo per andare ulteriormente a specificare la segnalazione, questo qui non è obbligatorio, quindi posso anche non inserirlo. Vado ad imputare una priorità, alta nel caso di fermo produzione, media, medio-bassa, diciamo una priorità media. Sono tutti questi dati, come ho detto prima, sono comunque personalizzabili, quindi configurabili direttamente da voi. E vado ad assegnare una categoria per questo problema. Quindi è un malfunzionamento, è un problema di tipo compressore, e non so se avete fatto caso che l'incaricato e l'incaricato alternativo mi sono stati proposti in automatico. Questo perché il sistema permette la possibilità di configurare degli incaricati e incaricati alternativi da proporre di default per ogni classificazione di categoria e problema, che vengono poi proposti e possono comunque essere modificati in fase di inserimento. Apro e chiuso una parentesi, questa è una versione diciamo base che proponiamo per quanto riguarda le assistenze, ma sono disponibili comunque dispositivi da una donna che consente di gestire anche dei livelli di supporto scalabili con gruppi di addetti dedicati, magari divisi per società di appartenenza, quindi creare una, diciamo, una struttura comunque di assistenza anche per realtà più complesse o per tipologie di assistenza un po' più articolate. A corredo è sempre presente la gestione, la possibilità di allegare documenti, anche questo l'abbiamo detto, e per confermare basterà cliccare semplicemente sul tasto conferma. Quindi io in questo modo, l'utente del call center che ha ricevuto la chiamata, ha inserito un'assistenza per un incaricato generico, quindi per un'attività in attesa di presa in carico, che se andiamo a vedere nella home page andrà a finire tra le nuove attività ancora da analizzare. Lo vediamo diciamo sia come attività in attesa di presa in carico e anche tramite un link assistenze nuove che può essere visibile per il supervisore o per i tecnici. Perfetto, a questo punto anche qui dovrà essere assegnata ad un tecnico che si occuperà di contattare il cliente magari per analizzare e gestire la soluzione, quindi un tecnico che poi dovrà prendere in visione, mi vedete vero? Sì. Perfetto. Prendere in visione, chiudere, assegnare ad altri incaricati, quindi gestire poi la parte di soluzione, quindi andando a compilare le varie informazioni relative alla soluzione e quant'altro, oppure si potrà pianificare sempre un intervento on site per un nostro tecnico. Quindi direttamente dall'assistenza sarà possibile andare a consultare sempre il calendario, quindi aggiungere, come abbiamo visto anche in precedenza, a confrontare diciamo, gli impegni dei vari tecnici e identificato un orario l'intervento possibile, doppio clic e poi si va a gestire la manutenzione straordinaria per l'incaricato con gli orari definiti. Oppure, questa è una modalità diciamo più rapida, oppure sempre dalla gestione dell'intervento la possibilità di cliccare sul più e vedrete che torniamo alla maschera che abbiamo visto anche in precedenza, che è poi quella che viene comunque inserita, dove vado a gestire una manutenzione straordinaria per l'incaricato. Dico che l'intervento è da fare domani e posso inserire delle note laddove abbia già analizzato il problema. Insomma. Quindi confermo l'attività, l'intervento tecnico. Benissimo. E anche in questo caso, tornando sulla
anche tornando sull'home page o dal calendario interventi, troverò una manutenzione straordinaria da eseguire prevista per il 7 di ottobre con il link all'assistenza. Quindi il tecnico se la trova tra i suoi impegni e potrà, terminata l'attività, potrà entrare direttamente tramite questo link sull'assistenza e inserire le informazioni necessarie per preparare il rapportino. Ovviamente se il tecnico è poi anche dotato di un dispositivo mobile, potrà preparare il rapportino da lasciare al cliente appena completato l'intervento, oppure dovrà rientrare in azienda e inserire lui le informazioni, oppure farlo fare da una segretaria, insomma qui ovviamente in base a come è organizzato il servizio. Io clicco sull'assistenza e vi faccio vedere tramite il tastino più per inserire il rapportino come viene inserito il rapportino di intervento. Molto semplice, viene riportato il cliente Rossini. Posso andare a inserire sempre con l'autocomposizione, mi aiuta per cercare il referente se non era già, diciamo, presente e indicato. Vengono riportati l'indirizzo mail, la località, l'utente che sta eseguendo e che sta inserendo il rapportino, la data dell'intervento, in questo caso è oggi perché lo sto inserendo in questo momento, se altri addetti sono andati insieme al tecnico per fare l'intervento, se l'intervento è a progetto ordinario urgente, questo è un malfunzionamento, quindi un intervento urgente. E poi vado a indicare gli orari, quindi sono partito dalla sede alle 8, ho iniziato la mattinata, è iniziata alle 9, la mattinata è finita alle 10 e sono rientrato in sede per le 11. Qua ho lavorato solo la mattina, avrei potuto indicare anche il pomeriggio con la pausa pranzo e quant'altro, il sistema calcola le ore effettive e le ore viaggio, le tiene separate. Vado a inserire le note, filtro con molta fantasia, e il tecnico può andare anche a registrare eventuali parti di prodotto sostituite. Quindi cliccando sulla sezione dei prodotti, vado a indicare la quantità di prodotti sostituiti, se ho il prezzo a disposizione da anagrafica piuttosto che se lo devo inserire o lo posso inserire, oppure vado a cercare le parti di ricambio, è un filtro che ho sostituito, posso inserire delle note, clicco aggiorna e questa, diciamo, viene riepilogata tra le parti sostituite nel rapportino di intervento. Nella parte sottostante vedete una sezione dedicata alle consuntivazioni, perché nel momento stesso in cui inserisco il rapportino il sistema mi valorizza i livelli, le voci di consuntivazioni che l'azienda ha deciso che devono essere valorizzate. Vado a mettere anche che è stata fatta una consulenza presso il cliente e poi clicco su conferma. Ho inserito il rapportino, lo posso stampare, che ve lo faccio vedere. Quindi viene stampato il rapportino con la parte generale della scheda di intervento, gli articoli sostituiti. Questo rapportino potrà poi essere inviato tramite mail al destinatario indicato per il rapportino, verrà mandato una mail con allegato il PDF che abbiamo visto in precedenza e questo rapportino potrà poi essere firmato e consegnato al tecnico o rimandato in azienda. Perfetto. Vi faccio vedere, abbiamo parlato di consuntivazione, quindi vi faccio vedere cosa vuol dire, come sono state, diciamo, registrate queste consuntivazioni sulla gestione delle consuntivazioni per questo tecnico. Quindi torno sulla home page, vedete che per la giornata del 6 di ottobre sono presenti 3 ore, se io clicco proprio sulla data posso andare a vedere quelle che sono già le attività che sono state fatte, attività già inserite nella giornata, quindi sono state riportate direttamente dal rapportino con il link anche al rapportino stesso, il fatto che questo tecnico abbia pulito il filtro.
Vi faccio notare, presente un flag da fatturare, questo è molto utile per ottenere poi della reportistica a fine mese, utile per la fatturazione, quindi definire quelle che sono le attività da fatturare o non da fatturare. È presente una sezione anche di dati trasferta per gestire quelle che sono informazioni sui chilometri, rimborsi chilometrici, buoni passo, se acquisto carburante, che auto è stata utilizzata e quant'altro. Ed è possibile anche gestire un riepilogo settimanale per vedere che lunedì ho registrato soltanto 7 ore, quindi in teoria per le ipotetiche 8 ore, diciamo in un caso di full time, mi manca un'ora ancora da inserire, martedì ho inserito 3 ore. Quindi posso navigare anche in questo caso spostandomi semplicemente, diciamo, tramite l'interfaccia. E se devo inserire nuove consultivazioni, posso farlo tramite il tasto nuovo, oppure sempre tornando sulla home page, vogliamo finire di completare le ore per la giornata di oggi, direttamente dalla home page vado ad aggiungere consultivazioni che magari non sono legate a rapportini di intervento, ma che sono legati a un corso, ho partecipato a un corso di aggiornamento tecnico per le ore restanti, quindi sono rimaste le 5 ore, metto le note, corso, prodotto, corso tecnico, in questo caso non è da fatturare, nella giornata, oggi siamo stati bravi, abbiamo già consultivato tutto per la giornata odierna, comunque le 8 ore, se torno sulla home page vedrete che la giornata non è più da consultivare perché è sparita. Perfetto, giusto per concludere la demo vi volevo accennare alcuni esempi di possibili metodi per registrare le richieste d'assistenza che magari vi può far comodo sapere. Possono essere registrate direttamente tramite un portale clienti, come fanno ad esempio molti dei nostri clienti tramite accedendo al sito RB System e collegandosi poi all'area riservata. Oppure è possibile predisporre una casella di posta dedicata alla ricezione delle richieste di assistenza che verranno poi acquisite nel CRM in modo automatico e seguiranno sempre l'iter che abbiamo appena visto. E per finire esiste anche un'integrazione con Microsoft Office che consente di archiviare direttamente da Outlook delle mail ricevute trasformandole come assistenza. Io con la demo ho concluso, spero di essere stata nei tempi e ripasso la parola a Sara. Grazie mille Lenny, sei stata chiarissima. Nel frattempo sono arrivate alcune domande, vi chiedo solo di pazientare qualche minuto e dopo vi daremo risposta. Perché vorrei parlarvi prima un secondo di quelle che riteniamo essere le peculiarità del nostro software e anche in confronto alle altre soluzioni che si trovano sul mercato. Una di queste è la piattaforma di Workflow. Cosa significa? Significa che il nostro CRM consente un elevato livello di personalizzazione ed è possibile integrarlo ad altri flussi di lavoro che ritenete significativi per la vostra azienda e che quindi volete andare ad automatizzare. Un altro punto è la gestione documentale voluta. E avrete visto che in ogni area dell'applicativo è possibile allegare documenti, e l'anni in alcuni casi appunto vi ha mostrato questa tabella per la gestione dei documenti, e in realtà è possibile andare a gestire in modo evoluto questa documentazione, tracciandone le versioni, le revisioni, e andando ad effettuare delle impostazioni sui diritti di visualizzazione, modifica e così via. Un altro punto è la profilazione evoluta dei contatti, che consente di tracciare dei ruoli multipli di un individuo in diverse aziende, così come permette di profilare le persone in funzione delle aree di interesse, in modo da studiare azioni mirate che sono interessanti sia per l'area marketing che per l'area commerciale, e anche appunto per gestire del cross-selling o dell'upselling. Per quanto riguarda invece la qualità del nostro servizio di assistenza, sicuramente è molto efficiente visto che utilizza il nostro CRM, però ci tengo a sottolineare un altro punto, ossia che RB System mantiene una copia, ovviamente depurata dai dati, di ogni applicazione che viene rilasciata al cliente. Questo significa che quando necessitate di assistenza, l'operatore con cui parlate ha sotto agli occhi una copia esatta del vostro ambiente, con tutte le configurazioni e tutte le personalizzazioni che avete richiesto. In questo modo potrà offrirvi un servizio realmente su misura. Vedete in questa slide elencati altri due punti, che sono la flessibilità di configurazione e l'elevata personalizzazione.
Cosa significa? Allora, da un lato il software prevede nativamente la possibilità di diverse configurazioni, in modo da essere adattato alle diverse esigenze di utilizzo. Se queste non fossero sufficienti e si volesse creare un vestito totalmente su misura per l'azienda, questo è sicuramente possibile proprio grazie al framework di cui vi ho parlato prima, che permette di automatizzare qualsiasi flusso di lavoro. A questo punto, direi che possiamo concludere con la nostra presentazione e proviamo a rispondere alle domande che nel frattempo sono arrivate. Allora, la prima domanda, Lenny, la porgo a te. È possibile gestire l'inserimento online di assistenze da parte di utenti che sono nelle nostre sedi estere? Ci chiede se il sistema riconosce la lingua di questi utenti. Assolutamente sì, il sistema è già nativamente multilingua, quindi l'utente che si collega vedrà nella lingua che gli è stata assegnata, inglese, francese, quella che è stata definita, tutta la parte di interfaccia, tutta la parte di menu, le label, i campi e quant'altro. L'unica cosa che diciamo non è multilingua è la gestione proprio del contenuto, quindi quello che andrà a inserire è nella lingua in cui lo scrive, non viene tradotto. Grazie, chiaro. Chiedono, è possibile gestire degli avvisi per i contratti che sono in scadenza? Assolutamente sì, come abbiamo visto anche prima, è possibile sia notificare tramite mail, è possibile vedere direttamente a livello di home page quelli che sono i contratti in scadenza e se necessario è possibile anche notificare tramite un SMS direttamente sul telefono le scadenze, un po' come tutte le notifiche, diciamo. Un'altra domanda, come si possono avvisare gli operatori tecnici, del fatto che ci sono interventi in programma per loro? Stesso modo, diciamo che forse ho già detto qualcosa prima. Sì, possono essere sempre notificati tramite mail, tramite SMS, oltre ad avere a livello di home page, quindi anche con un'app, la possibilità di andare a vedere la lista degli interventi a loro segnati. Beh, poi posso aggiungere che prima hai mostrato che comunque il calendario si può stampare, quindi anche in funzione di come è organizzata un'azienda, uno può anche stampare il calendario e fornirlo al tecnico Assolutamente sì. settimanalmente. Sì, settimanalmente piuttosto che sì, dopo la Settimanalmente, sì. reportistica sono, diciamo, non l'ho fatta troppo vedere, nel senso che l'ho data un po' per scontato perché tutte le informazioni una volta registrate possono essere estratte, esportate, possono essere, sono già previsti dei report in PDF, un po' per tutto, insomma, a corredo di tutti i moduli, diciamo. Ok, Ok. se non siamo state chiare ovviamente chiedete pure. E allora un'altra domanda è, siamo un'azienda di servizi e la fatturazione delle attività ci porta via mensilmente molto tempo. Il CRM può semplificarla? Spero di aver tradotto bene la richiesta. Allora, assolutamente sì, è un problema che conosciamo perché anche per noi la fatturazione, insomma, è una fase, diciamo, delicata e porta via, se non è gestita inizialmente bene, può portare via molto tempo perché bisogna andare a rivedere un po' tutte le attività. Il nostro sistema di CRM sicuramente aiuta perché con quel flag di fatturazione che abbiamo visto prima permette già di andare ad imputare delle attività da fatturare o non da fatturare ancora prima, diciamo, della fase di fatturazione, quindi chi estrae il report per la fatturazione si troverà già tutte queste informazioni suddivise, oltre che per chi deve andare a controllare, vuoi che vediamo qualcosa Se riesci, volentieri, perché ma no? no, vabbè, sono poi giusto delle esportazioni, vabbè, magari delle esportazioni di stampe. Ok, magari ecco, rimanderai queste cose a eventuali demo one-to-one più che altro per la tempistica, perché non Ok, vorrei sì. sforare che. Ok, è arrivata un'altra domanda. E è possibile riuscire ad allegare i documenti PDF? Assolutamente sì. Assolutamente Rispondo sì. Ecco, magari io. una cosa che non abbiamo detto, sempre un po' dando per scontato e per motivi di tempi, è che il gestore documentale che vi dicevo è a corredo di tutti i moduli, permette di caricare qualsiasi tipo di file, dal PDF, dalle immagini, viene utilizzato anche per caricare dei CAD o insomma qualsiasi tipo di file. Ovviamente chi poi andrà a interrogare a consultare questa documentazione dovrà avere almeno installato sul suo PC il visualizzatore. Quindi per il PDF direi che non c'è assolutamente problema perché è un file visualizzabile. Allora, io al momento non vedo altre domande, rimaniamo comunque in linea qualche minuto, in caso sorgessero dubbi.
Aspettiamo. Nel frattempo ne approfitto per dirvi che questo webinar, così come i webinar precedenti, anche dedicati al CRM, se li avete persi, sono disponibili sul nostro canale YouTube, Revy System SRL. Per quanto riguarda questa registrazione, riceverete tramite email un link per visualizzarla, quindi comunque avete modo di rivederla. Sul nostro sito è disponibile il programma di tutte le iniziative, comprese appunto quelle dedicate al CRM. Io non vedo arrivare altre domande, quindi vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione. Grazie. Buona giornata a tutti.